che oggi accogliamo l'invito di sistemare una pietra d'inciampo nel cortile della nostra scuola. Questa targa viene posta proprio in memoria delle vittime del nazifascismo e intende ridare individualità e memoria duratura a chi si voleva ridurre soltanto ad un numero. All'installazione di oltre 56.000 pietre d'inciampo in tutta Europa, da oggi si aggiungerà anche la nostra, è dedicata ad una figura che in qualche modo ha avuto a che fare con la storia del nostro territorio, Jolly Raffaello, nato ad Alessandria nel 1889, morto Mauthausen il 6 gennaio 1945, insegnante, storico e critico d'arte. Prima di essere deportato e morire a Mauthausen, venne arrestato per le sue idee antifasciste e venne internato proprio qui, nel campo di concentramento di Istonio Marina. Con questo gesto vogliamo pensare che le tante scarpe che da domani, lunedì 28 gennaio, calpesteranno questa targa, ne abbiano un inciampo del pensiero per non dimenticare la Shoah e farne tesoro e monito. Emozionante per tutta la comunità scolastica e soprattutto da domani quando si tornerà a scuola e si camminerà su questa pietra d'inciampo, sì. Per gli studenti e docenti del Mattioli sarà una bella emozione. Sì, un'emozione per tutti, per tutta la comunità, per tutto il territorio, per tutti coloro che verranno nella nostra scuola per vari motivi. E chiunque volgerà il proprio sguardo a questa pietra, una pietra d'inciampo. Non è un caso che sia stata così definita, proprio perché il termine tedesco sta ad indicare che è una pietra destinata a far ricordare sempre il passato, proprio perché non accada più la barbarie che purtroppo ha visto molti nostri connazionali vittime. E anche in questa circostanza i veri protagonisti sono stati gli studenti che hanno guidati dalle docenti e ricercato, si sono prodigati per queste iniziative e comunque per mantenere viva questa memoria. Sì, sì, i docenti appena hanno avuto notizia da me di essere stati scelti come scuola tra le 100 scuole nel territorio italiano a ricevere la pietra d'inciampo, si sono subito prodigate per realizzare un video molto particolare, molto toccante, con una voce narrante che facesse ancor più vivere da vicino la tragedia dello sterminio. Una tragedia che ha toccato tutti e quando si sente la voce di una bimba che parla di una madre uccisa sotto i propri occhi, credo che non ci sia tragedia più grande nella vita di una persona.